Un finale davvero col botto, o per meglio dire a sorpresa, alla vita in diretta. Infatti, pensate che alla fine della puntata il buon Tiberio Timperi avrebbe baciato con una certa, chiamiamola, simpatia, con un certo, chiamiamolo, impeto, la bellissima collega di lavoro alias Francesca Fiandini. La puntata è quella di ieri, 16 ottobre, martedì dell'anno 2018, al termine della puntata, in uno spazio dedicato al fascino dei fotoromanzi, Tiberio e Francesca dovevano interpretare in particolare una delle scene clou proprio di Fuga d'amore, pubblicata dallo storico settimanale chiamato Grand Hotel. Timperi, scusatemi, però avrebbe sorpreso la bella collega attraverso, chiamiamola, la esecuzione di un bacio molto molto appassionato e realistico. Un fermo immagine che è stato possibile ed è possibile ancora oggi vedere sul web con questo bacio piacevole, ammiccante, tenero, dolce e davvero davvero capace di trasmettere emozioni pure, scoppiato in diretta proprio tra i due magnifici conduttori. È, diciamo così, stato un bacio che ha sorpreso la bella Francesca. Infatti, anche nella foto che è possibile vedere qua sul web, si può notare gli occhi stramazzati, gli occhi così, no? Di Francesca, che ovviamente rimane un po', tra virgolette, colpita, credo in senso positivo, dal gesto del buon Tiberio Timperi. Il video termina qua, complimenti, quindi congratulazioni a Tiberio Timperi, alla bellissima Francesca Fialdini, un salutone, al prossimo video.